Ben ritrovati agli amici e alle amiche del malpensante.com con un nuovo video di approfondimento. Come spiegato nell'articolo, oggi analizzeremo una partita dell'Ajax, scegliendone una in particolare e che è costata il campionato a De Boer, Ajax de Graafschap. Una scelta, la nostra, dettata da ragioni precise. Volevamo una partita complicata del suo ultimo Ajax e soprattutto giocata con il 4-2-3-1, modulo con cui dovrebbe cominciare la stagione nerazzurra. Con questo video cercheremo di capire se le critiche mosse dall'allenatore nerazzurro sono meritate o se ci sono attenuanti o situazioni sulle quali andare più in profondità, provando quindi a rispondere direttamente ai dubbi di molti tifosi sulle qualità dell'allenatore olandese. Cominciamo! Si arriva a questa partita con l'Ajax in testa alla classifica ma con la necessità di vincere. Il De Graafschap invece è penultima, la certezza che dovrà giocare play-out. Qui è schierata con un centrocampo a rombo e la difesa a 4. La formazione di De Boer è erroneamente indicata col 4-3-3. In realtà si tratta di un 4-2-3-1 ed è Klaassen soprattutto a determinare il modulo, perché gioca come trequartista, più spesso anche come seconda punta. Gli esterni li affiancano in linea d'aria pur amando giocare molto larghi. I due centrocampisti invece giocano vicini e più staccati. 5 sono le peculiarità evidenziate in questo video. Modulo 4-2-3-1, la ricerca di un pressing molto alto ma organizzato, esterni molto larghi, la circolazione della palla per creare il lato debole nella difesa avversaria, posizione del trequartista molto spesso seconda punta. Importante far notare che modulo e tipo di pressing sono ambiziosi e impegnativi e richiedono applicazione e disciplina, cosa che non sempre è stata messa in campo, soprattutto dagli esterni in fase di non possesso. Nella prima azione possiamo apprezzare la disposizione molto alta dei quattro attaccanti e il pressing riuscito di terzino e centrocampista. Vediamo però che è una tattica non priva di rischi, visto che le imprecisioni comportano varchi che devono essere coperti con disciplina e attenzione. Qui ci ha pensato il centrocampista, ma nel fotogramma successivo evidenziamo come un certo pressing crei scompensi che devono essere riequilibrati da qualcuno. Memorizzate il varco della posizione dell'esterno, perché vedremo qualcosa di simile nell'azione del gol subito dall'Ajax. In questa azione è già lampante l'atteggiamento tattico con Klaassen e Younes che vanno in appoggio di Milik, seguiti subito dal pressing del centrocampista con un'ottima copertura del campo per imbastire una efficace transizione offensiva. Cominciamo anche a puntare i riflettori su Klaassen, che nello svolgersi dell'azione si comporta sempre più da seconda punta che non da trequartista. Il pressing dell'Ajax ha una caratteristica fondamentale, deve partire cioè per forza dagli attaccanti. I movimenti non sono quasi mai casuali, ma rispondono a precise esigenze nel tempo di pressing con movimenti sincronizzati tra i compagni di reparto. L'occupazione degli spazi è spesso molto intelligente e porta gli avversari a chiudersi in un imbuto centrale, costretti poi a far ripartire l'azione. Notiamo anche come la difesa non sia così alta e nell'articolo abbiamo già spiegato le ragioni di questi 10-15 metri troppo indietro. In questo fotogramma si evidenzia ancora la qualità e l'altezza del pressing, ma anche il nascere delle possibili complicazioni, come la posizione degli esterni. Vediamo infatti nello svolgersi dell'azione come Cerny sia poco concentrato, sottovalutando il possibile ruolo del terzino sinistro avversario, poi rivelatosi un vero e proprio pericolo. Un'applicazione più metodica e disciplinata avrebbe reso inefficace l'azione. Notiamo anche come Klaassen, evidenziato e Younes siano in questa fase più predisposti ad aiutare i compagni. Questo fotogramma, oltre a farci apprezzare una volta di più la disposizione chiarissima in 4-2-3-1, ci ripropone per la seconda volta un varco aperto che dovrebbe essere chiaramente di competenza dell'esterno, in questo caso Younes. Una variazione sul tema, ma rimaniamo sempre con il problema degli esterni. Cerny ancora una volta si disinteressa del suo uomo, costringendo il terzino compagno di squadra ad allargarsi. Questo movimento fa collassare tutto il reparto centrale. Solo l'intervento di uno dei due mediani riequilibra la squadra, pur non con i tempi giusti. È un problema che, ripetiamo, affligge tutti i 4-4-2 e derivati. Estremizzato però dal pressing alto, a sinistra Younes dimentica di seguire il suo uomo, costringendo nuovamente il terzino ad allargarsi e creando un varco centrale. Guardiamo alcune caratteristiche in fase di possesso. Abbiamo già detto di Klaassen che si comporta come una seconda punta. Vediamo i movimenti ideali per gli inserimenti da dietro, proprio di una seconda punta, che riescono a creare anche un varco centrale, soprattutto grazie alla posizione di Younes largo a sinistra. Il modo di pressare, quello di attaccare, si condizionano l'un l'altro, tant'è che l'Ajax attacca con almeno 4 uomini, in questo caso 5, che rimangono alti pronti per il pressing.
La posizione degli esterni Younes e Cerny è stabilmente come vedete a video. Si cerca l'ampiezza per creare varco centrale e creare un vero lato debole dove si può giocare l'uno contro uno oppure dare spazio all'inserimento centrale. Poco prima del gol dell'1-0 all'Ajax viene annullato un gol regolarissimo di Younes su tiro di Milik, nonostante fosse in gioco di almeno un metro abbondante, però questo non ha impedito al guardaline di alzare la bandierina e di annullare il gol dell'Ajax. Il gol dell'Ajax viene realizzato un minuto dopo e non è un caso che venga proprio da un 1-1. Stavolta Milik ad allargare il campo, mentre Cerny affonda centralmente e fa l'assist per Younes che realizza. Da questo momento in poi lasciamo parlare un po' di più le immagini, intervenendo con l'audio soltanto quando ci sono delle novità e delle differenze, perché ormai abbiamo già illustrato quali sono i punti di maggiore interesse delle tattiche dell'Ajax di Frank de Boer. Questa è un'azione che si ripeteva spesso in campo e rivedremo più avanti. Si notano due centrocampisti molto vicini. Younes si accentra lasciando spazio al terzino, mentre Klaassen prova a creare spazio centralmente per l'inserimento del compagno di squadra. Allargato il gioco, Klaassen si fionda in aria, l'attaccante vero. In questa azione è apprezzabile il pressing portato con movimenti sincronizzati con attaccanti che non stanno fermi. Appena messo in difficoltà l'avversario, anche i centrocampisti avanzano per occupare il campo. Rimane troppo statica la difesa, ma c'è da ritenere che sia più il timore dei singoli che non una indicazione tattica dell'allenatore.
Nel primo tempo il De Graafschap ha creato praticamente nulla. L'imprecisione e l'indecisione degli attaccanti, ma anche l'egoismo di Milik, hanno fatto sì che fosse solo 1-0. Se il risultato fosse stato di 3-4-0 non ci sarebbe stato alcun stupore. L'Ajax strameritava di vincere. Qui è utile far notare come la difesa del De Graafschap abbia le maglie molto larghe. A creare scompiglio è Cerny a destra, che forza la difesa a coprire tutto il campo. Mentre in questa azione c'è tanto dell'Ajax De Boer. Un possesso palla prolungato e insistito finché non arriva il varco giusto, creato ovviamente con gli esterni molto larghi e un inserimento centrale. Il gol avversario arriva con la squadra sbilanciata ed un'azione casuale. Non ci sono specifiche colpe, benché se fossi io l'allenatore sarei arrabbiato con l'esterno alto, Cerny, che pur vedendo il pericolo davanti a sé non ha fatto nulla per aiutare i compagni. Un difetto che abbiamo più volte evidenziato e che è soprattutto un problema individuale dei due esterni. Per il campionato i video saranno più brevi, ma oggi ci interessava analizzare in profondità alcuni aspetti che ci hanno aiutato a capire un po' di più il nuovo allenatore dell'Inter. I dettami sono chiari: possesso palla, ricerca dell'ampiezza, pressing alto, squadra corta, pur avendo visto la difesa un po' troppo bassa in questa occasione. Non c'è dubbio che si tratti di un calcio molto moderno e che trova in questa squadra degli interpreti ideali, pur avendo ancora delle perplessità sul ruolo che avrà Candreva e su come sarà utilizzato Banega, giocatore molto diverso dal classico che abbiamo visto oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima, un saluto a tutti da www.ilmalpensante.com.